grazie a tutte le persone che sono in ascolto in questo momento e di essersi iscritti, insomma, per partecipare a questo nuovo incontro organizzato dal Centro Clinico di Psicoterapia Cognitiva e Ricerca di Mestre. E oggi saranno con noi la dottoressa Silvia Schifano e la dottoressa Marta Ferrari, che ci parleranno di relazioni, ma non proprio quelle idilliache e felici, relazioni tossiche, relazioni che fanno soffrire, che fanno star male, per cui molte volte le persone non sanno o non riescono a capire che cosa sta succedendo in queste storie che magari fanno soffrire. E senz'altro le colleghe ci aiuteranno magari a mettere un po' di chiarezza o capire qualche aspetto importante di queste dinamiche. E io sono Simone Del Negro, sono responsabile per il Centro Clinico di Mestre, quindi approfitto per richiedervi ancora qualche minuto, perché vorrei brevemente presentare un po' il nostro centro e spiegare un po' cosa facciamo qui a Mestre. Questo perché magari manca qualcuno che ancora non era presente magari nei primi incontri. Allora, questa serie di incontri è presentata dal nostro centro di psicoterapia, che è un centro clinico che appoggi in qualche modo, fa riferimento ad una serie di altre realtà cliniche e accademiche. Come centro clinico siamo direttamente collegati alla scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva e ricerca, che è una scuola cognitiva che, come vedete, ha varie sedi in Italia, quindi è un network di scuole che hanno anche i loro centri di attività clinica. Questo ci permette in qualche modo di coniugare al meglio la formazione, la ricerca con quella che è l'esperienza in ambulatorio, per cui poter permettere, garantire continuamente un dialogo, insomma, tra l'attività clinica, lavorativa e la ricerca. L'orientamento è quello del modello cognitivo-comportamentale, in particolare di terapia cognitiva, che si è dimostrato efficace per molti tipi di disturbi. Ecco, qui c'è un elenco, insomma, di tutte le attività che svolgiamo, di vari disturbi di cui ci occupiamo. Ovviamente siamo un gruppo con più colleghi, ognuno di noi magari ha una preferenza, una preparazione più specifica in alcuni di questi settori. E quindi di solito cerchiamo di rispondere a molte delle richieste che ci vengono presentate. Spendo due parole per descrivere brevemente la modalità che abbiamo un po' di lavorare in questo centro clinico per chi fosse interessato eventualmente ad approfondire o avesse delle necessità personali. In genere le persone che si rivolgono a noi in qualche modo hanno un primo contatto con la segreteria o con noi direttamente, tramite mail, tramite il sito. Proponiamo un primo colloquio e assieme a un primo colloquio una valutazione testistica che al momento viene svolta prevalentemente, se non esclusivamente direi, online. Questo ci permette di avere una prima raccolta di dati, un quadro un po' sulla richiesta, sui sintomi, oppure sulla situazione del soggetto. In un secondo colloquio di restituzione possiamo presentare poi quella che è la nostra valutazione, quello che può essere un'ipotesi di progetto terapeutico di intervento. E quindi possiamo dare delle indicazioni se ci sono per una terapia individuale o di coppia o indicazioni per una terapia di gruppo. I servizi che attualmente offriamo al centro clinico sono appunto terapia, psicoterapia individuale o di coppia, l'orientamento cognitivo, la valutazione psicodiagnostica e poi possiamo fare colloqui sì, di sostegno, di orientamento, di consulenza, quindi non prettamente orientati a un disagio, a una difficoltà della persona, e degli interventi di gruppi. Sono gruppi di psicoterapia o psicoeducativi, al momento vengono svolti online per le condizioni insomma, ancora di restrizione che stiamo vivendo. Possono essere gli esempi, gruppi sull'immaginio, secondo la terapia metacognitiva, gruppi per il riconoscimento delle emozioni, mindfulness, sostegno ai familiari con disturbi alimentari o altre attività. Ovviamente i modelli che utilizziamo sono sempre modelli che hanno dimostrato un'efficacia clinica. Ci riferiamo a tecniche tipo la CBT, la REBT, la MCT e tutta una serie di altre attività. Poi potete trovare informazioni eventualmente più dettagliate anche sul sito di Studi Cognitiva.
Chi opera in questo centro? Siamo un gruppo di colleghi formati e affiliati a studi cognitivi in particolare. Ci sono poi anche altri colleghi con cui noi collaboriamo che hanno anche una formazione diversa e che magari ci permettono ecco, di avere una risposta più ampia anche ad altre tipo di richieste. Per ogni domanda, ogni quesito potete scrivere al nostro centro, telefonare oppure scrivere un'email o visitare anche il sito di studi cognitivi. Ecco, vi ringrazio per questa presentazione, non sottraggo altro tempo alle colleghe che ora vi accompagneranno in un appassionante approfondimento, insomma, sulle quelle che sono delle difficoltà che possiamo incontrare nella relazione. Grazie a Silvia, grazie a Marta, vi lascio la parola. Grazie Simone. Ciao Simone, grazie. Prego. Allora, condivido lo schermo. Grazie. Ok. Ok. Ok, allora, quello di cui parliamo oggi, appunto come ha introdotto anche Simone, è l'aspetto delle relazioni tossiche. Abbiamo pensato di chiamare questo webinar Relazioni tossiche, non solo narcisismo e dipendenza affettiva, perché in realtà diciamo che quando si parla di questo argomento, quindi di relazioni disfunzionali, relazioni che fanno male, ci si concentra soprattutto su questi due aspetti, la dipendenza affettiva e il narcisismo patologico. Questo rischia di restituire un po' un'idea, diciamo che non è proprio esatta, cioè che ci sia una responsabilità totale da parte di una o dell'altra parte, no? Quindi o la persona che ha degli aspetti narcisistici da un punto di vista patologici o una persona che soffre di dipendenza affettiva, visti come gli unici responsabili di un tipo di incastro, diciamo che poi vedremo che è quello tra narcisismo e dipendenza affettiva, ma l'idea che vogliamo trasmettere oggi è che in realtà ci siano diversi aspetti della nostra personalità che possono predisporre poi al fatto di entrare e non riuscire a uscire spesso da quella che è una relazione tossica. Allora, iniziamo a chiarire alcuni aspetti proprio tecnici del webinar. Abbiamo previsto alla fine di questo incontro un momento per le domande che vi chiediamo di scriverci in chat. E perché proprio perché non abbiamo tantissimo tempo, abbiamo pensato di utilizzare più la modalità della chat e quella di attivare i microfoni singolarmente. Quindi scriveteci pure le vostre domande alla fine, quando ci sarà il momento dedicato, e risponderemo alle vostre domande. E vi chiediamo, rispetto alla natura delle domande, se è possibile, per quelle che sono domande prettamente personali, quindi che richiedono magari di raccontare una propria storia, magari potete farcele in privato, alla fine vi lasciamo i nostri contatti, ci sarà anche il contatto del centro clinico, quindi diciamo che eventualmente rispondiamo a domande di natura personale in un altro ambito che non è questo. Un'altra precisazione rispetto alle domande, diciamo che noi abbiamo pensato questo webinar per la popolazione generale, no? Quindi no, non tanto per i colleghi, anche se sappiamo che ci sono diversi colleghi che ci seguono, questo ci fa molto piacere, però proprio perché il tempo non è tantissimo, quelle che sono domande di natura professionale, come per esempio cosa rispondere a una persona che in terapia mi porta questo tipo di problema, magari le affrontiamo anche queste in un'altra sede, quindi liberissimi di scrivercele, però magari poi vi rispondiamo a parte. Ok, un breve momento per le presentazioni iniziali. Allora, io sono appunto la dottoressa Silvia Schifano, sono una psicologa e psicoterapeuta a orientamento cognitivo-comportamentale. Ho iniziato la mia formazione, poi anche l'inizio, diciamo, della mia professione, dedicandomi principalmente all'ambito dei disturbi dell'alimentazione, che è un ambito in cui poi tuttora continuo a lavorare, collaborando appunto con
un reparto di riabilitazione psiconutrizionale, che è quello della Casa di Cura Villa Margherita, occupandomi anche di ricerca in quest'ambito. Al momento attuale, in realtà, diciamo che oltre a questo aspetto della mia professione, mi sono molto appassionata anche ad altri aspetti, come appunto quello delle relazioni e soprattutto le relazioni disfunzionali. Aspetto che coltivo nella mia pratica clinica e anche in un canale di divulgazione psicologica che seguo assieme alle colleghe, appunto la dottoressa Marta Ferrari e anche la dottoressa Elena Rossi, che oggi è tra gli spettatori. Collaboro con il Centro Clinico Studi Cognitivi di Mestre e anche con l'Associazione Psicoarea di Verona, che è sempre affiliata alla realtà di studi cognitivi. Ricevo privatamente a Padova e lavoro anche presso il Servizio di Aiuto Psicologico per gli studenti dell'Università di Padova. Io invece sono appunto Marta Ferrari, sono una psicologa laureata in realtà in neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica e attualmente frequento l'ultimo anno della scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale proprio presso la sede di Mestre del Network Studi Cognitivi. Ho detto in realtà laureata in neuroscienze perché poi dopo la laurea mi sono appassionata di più alla clinica e ho approfondito anche io la tematica dei disturbi dell'alimentazione, svolgendo appunto dei tirocini formativi presso il reparto di riabilitazione psiconutrizionale della Casa di Cura Villa Margherita. E è un ambito che continuo a trattare nell'attività privata e infatti collaboro con il Centro Clinico e Studi Cognitivi di Mestre, che vi ha presentato poco fa Simone. Lavoro anche presso gli studi di nutrizione sana, che sono degli ambulatori siti a Padova e provincia con un'equipe di nutrizionisti e ricevo privatamente anche a Vicenza. Come diceva appunto Silvia, io, Silvia e Irene, che salutiamo, gestiamo da un anno quasi una pagina Instagram volta alla divulgazione di materiale informativo inerente alla psicologia e al benessere in generale. Ok, allora entriamo un po' nel vivo del nostro webinar di oggi. Come prima ha introdotto Simone, ci sono delle relazioni, no? Noi oggi parleremo delle relazioni tossiche, ma partiamo a parlare di questo partendo invece da quelle che, come dovrebbe essere una relazione, diciamo, quelle che sono le relazioni positive. Allora, innanzitutto le relazioni sono un aspetto fondamentale della nostra vita che rispondono a dei bisogni umani di base. Cosa vuol dire questo? Che l'essere umano, inteso come essere umano sano, anche da un punto di vista psicologico, ha un bisogno innato che è quello di connessione e intimità con altri esseri umani. Quindi questo è un aspetto assolutamente sano e importante della nostra personalità. E nelle relazioni positive noi possiamo ricevere e dare accudimento e supporto. Questo è un punto molto importante, cioè questo ricevere e dare. Perché? Perché le relazioni positive sono caratterizzate da questo aspetto che è la reciprocità. Cioè, che non vuol dire che sto con la bilancia a misurare esattamente quanti grammi di accudimento ricevo e quanti ne do, ovviamente, ma che come do supporto posso aspettarmi di riceverne allo stesso modo. Quindi questa è una prima caratteristica molto importante di quelle che sono le relazioni positive. È possibile condividere quelle che sono delle risorse, dei punti di forza all'interno della relazione, così come anche le proprie vulnerabilità. Quindi diciamo che teoricamente in una relazione sana, in una relazione positiva, io posso mostrare anche i miei aspetti di vulnerabilità aspettandomi di ricevere appunto supporto o accudimento. Vi è una condivisione di esperienze, una condivisione di interessi che diciamo che moltiplica il potenziale personale, no? Amplifica il potenziale personale e le emozioni che sperimentiamo dovrebbero essere prevalentemente emozioni positive. Che anche qua non vuol dire che non se ne sperimentino di negative o che una relazione positiva sia soltanto una relazione dove si sperimentano solo delle relazioni positive, ma prevalentemente, anche nel linguaggio comune è una cosa che si sente spesso, dovrei stare bene da solo e stare meglio in coppia, no? Cioè il fatto di avere una relazione positiva dovrebbe portarmi a sperimentare prevalentemente appunto emozioni di natura positiva. Vediamo invece adesso quali sono le caratteristiche delle relazioni tossiche, in che cosa si differenziano.
Allora, nelle relazioni cosiddette tossiche, quindi diciamo relazioni che ci fanno male, di solito la prima parte della relazione è idealizzata. Cosa vuol dire? Che spesso queste relazioni iniziano in realtà con i fuochi d'artificio, iniziano sperimentando proprio tante emozioni positive in realtà, e abbiamo la sensazione di aver incontrato una persona unica, una persona di non essere mai stati così tanto bene con qualcuno, e spesso questo ci porta anche a idealizzare un po' degli aspetti dell'altra persona, il che è tutto sommato fisiologico e normale in una fase di innamoramento iniziale, quando conosciamo una prima fase, diciamo, di una relazione. Nel caso delle relazioni tossiche spesso si evidenzia che questo aspetto è centuplicato, cioè veramente molto molto amplificato. Questa prima fase, diciamo, idealizzata, però non dura poi così a lungo, perché subentra in realtà un mondo un po' più oscuro, fatto di bisogni insoddisfatti, no? Quindi prima dicevamo il bisogno di relazione, di intimità, di connessione, un bisogno umano di base. Spesso nelle relazioni tossiche in realtà questo bisogno poi di fatto non viene soddisfatto nel lungo termine, ma spesso sperimentiamo solitudine, emozioni negative che poi vedremo. Vi è spesso un pensiero costantemente rivolto alla relazione, che diciamo che sottende uno stato di allarme continuo, no? Io non mi sento sicuro di quella relazione, quindi si può sviluppare un pensiero proprio anche di natura ossessiva, in cui io ho bisogno di pensare continuamente a quella persona, di ripensare a determinate cose che sono accadute, cioè quella sensazione di non riuscire a separarmi non solo dalla persona della relazione, ma anche dal fatto di pensare a quella realtà. Vi è un senso di impotenza, dato dal fatto che ci sono delle caratteristiche che non ci lasciano soddisfatti, che non ci fanno stare bene nella relazione, ma nonostante questo non riusciamo a uscirne in qualche modo, e poi questo lo vedremo meglio. Si sperimentano soprattutto emozioni negative, quindi il contrario di quello che dicevamo prima rispetto alle relazioni positive, come ansia, tristezza, solitudine, disperazione. Subentra una difficoltà nel coltivare delle relazioni più sane, cioè proprio perché il mio pensiero, la mia attenzione è totalmente catalizzata da quell'unica relazione negativa, da quella relazione negativa centrale, sempre di più tendo ad abbandonare, diciamo, a tralasciare delle relazioni invece che magari potenzialmente potrebbero essere più positive e più sane per me, come le amicizie, come le relazioni familiari, anche perché spesso gli altri non capiscono, che è il punto subito dopo, cioè il fatto di non sentirsi compresi. Perché gli altri non capiscono? Poi lo vedremo ancora meglio, però diciamo che non è facile da parte degli altri comprendere come una relazione possa causare così tanta sofferenza, allo stesso modo non si riesca a chiuderla, no? Quindi spesso si sperimenta questo senso di non comprensione da parte degli altri, e questo porta a isolamento, e quindi anche diventa un circolo vizioso rispetto poi alla difficoltà di invece sperimentare relazioni più sane. Vi è un senso di rabbia autodiretta. Perché? Perché spesso ci si giudica, ci si critica molto per quello che si sta vivendo, e quindi questo ci porta ad arrabbiarci non solo con l'altra persona, ma anche molto con noi stessi. E vi è, ecco, questo è un punto fondamentale, l'ultimo, un senso di incapacità di chiudere la relazione. Cioè io, nonostante sperimenti tutte queste cose, non sono capace di chiuderla, non riesco a uscirne in qualche modo. Andiamo adesso a vedere come il ruolo, come la nostra storia familiare predispone e poi di fatto fa sì che mantenga un po' delle relazioni successive di natura tossica. Ecco, questo può sembrare un po' complicato, ma cercherò di spiegarvelo in un modo semplice, spero, almeno ci provo. Allora, partiamo dalle immagini che abbiamo scelto. Abbiamo un'immagine in cui, che diciamo, la prima immagine tendenzialmente dovrebbe evocare delle emozioni positive, come calore, tenerezza, sicurezza. Nella seconda immagine vediamo invece uno schema un po' diverso, no? C'è un bambino che piange, una mamma che sembra un po' in difficoltà, no? Sembra un po' distratta, distante, no? Ci trasmette qualcosa di diverso rispetto alla prima immagine.
E da queste immagini vorrei partire per cercare di spiegarvi un po' questo concetto della storia familiare. Allora, quando noi siamo piccoli, no? Siamo bambine, non abbiamo modo di esprimere perfettamente quelli che sono i nostri bisogni perché non abbiamo la parola, perché forse neanche li comprendiamo, no? A quell'età che cosa succede, sentiamo che c'è qualcosa che non va, ma non è che siamo perfettamente in grado di né capire né esprimere che si tratta di fame, si tratta di sete, si tratta di paura, eccetera, eccetera. Di solito piangiamo per tutto, no? Quello è un po' il richiamo che utilizziamo. E qua subentra il ruolo della nostra figura di riferimento, viene chiamata così, diciamo, la figura significativa, che solitamente viene identificata con la mamma per una semplice questione di ruolo, poi chiaramente ci sono anche delle esperienze diverse, pensiamo principalmente alla madre come punto di riferimento, è il ruolo, diciamo, dell'adulto significativo, quello poi di interfacciarsi con noi, cercando di capire che cosa stiamo cercando di esprimere in quel modo poco comprensibile spesso, e anche di soddisfare il nostro bisogno. Questo si traduce in un'esperienza che poi viene ripetuta diverse volte nel corso poi della nostra evoluzione, della nostra crescita. Cioè, io sto male, io esprimo il mio bisogno, mi aspetto che l'altra, che la persona per me importante, la figura di riferimento significativa che è fondamentale per me per la mia sopravvivenza in quel momento, capisca, dia valore e soddisfi il mio bisogno. No, quindi se io piango nella notte, ho paura, sono nella culla, piango, la mamma verrà e mi rassicurerà, per esempio. Questo fa sì che a lungo andare, negli anni, un'esperienza ripetuta di questo tipo, diciamo che forma degli schemi. Cosa sono degli schemi? Sono una serie di credenze su di me, sul mondo, sulle relazioni, che poi orientano anche il mio comportamento. Cosa vuol dire? Se io per tante volte negli anni ho fatto questa esperienza di quando io sono in difficoltà, c'è qualcuno che si prende cura di me. Questo tante volte ripetuto negli anni fa sì che poi anche da adulto mi aspetti questa cosa, no? Quando io ho un bisogno, sono in difficoltà, mi sento vulnerabile, esprimo questa cosa e so che ci sarà qualcuno che mi aiuterà, che mi darà una mano, che mi tranquillizzerà, no? Che risponderà al mio bisogno. Non tutti però hanno fatto questo tipo di esperienza, anzi in realtà dagli studi che vengono fatti proprio nell'ambito della teoria dell'attaccamento, che è quella che spiega un po' questa cosa complicata che cerco di spiegarvi con parole semplici, si vede che in realtà soltanto il 20% della popolazione ha fatto un'esperienza di attaccamento sicuro, che è quello che viene definito proprio come la relazione positiva che possiamo avere. Quindi vediamo che c'è una bella fetta molto consistente che resta fuori di tutto questo. Queste altre persone invece svilupperanno un tipo diverso di schema, perché magari invece la figura significativa può ignorare il mio bisogno, può ridicolizzare delle volte, svalutare, può rispondere in maniera aggressiva, può rispondere in maniera del tutto imprevedibile, delle volte c'è, delle volte non c'è, e questo mi porterà a formarmi degli schemi totalmente diversi. Quindi che cosa mi aspetto io quando ho fatto tante volte nella mia vita delle esperienze di questo tipo? Che quando io ho un bisogno e sono in difficoltà, gli altri mi ridicolizzano, gli altri mi voltano le spalle, gli altri non posso fare affidamento sugli altri perché sono intermittenti, non si sa se ci sono, se non ci sono, eccetera, eccetera. Quindi questo orienta la mia previsione rispetto anche alle relazioni future, no? Cioè, che cosa come mi aspetto che l'altro si comporterà di fronte al mio bisogno, e quindi anche regola il mio comportamento, per cui se io mi aspetto che l'altro a un mio momento di vulnerabilità reagirà facendomi stare ancora peggio, col cavolo che io la mostro la mia vulnerabilità, no? Quindi in questo senso la nostra storia familiare ha un ruolo molto importante nel costituire i nostri schemi e nell'orientare le nostre azioni e anche la nostra idea di noi stessi, no? Perché in base a come hanno risposto ai nostri bisogni ci facciamo un'idea di noi, di persona amabile, di persona di valore, di persona apprezzabile, eccetera, eccetera. C'è un altro punto molto importante rispetto a questo, che è quello delle preferenze, ok? Cosa vuol dire? Questo viene spiegato molto bene nell'ambito della schema therapy, che è un approccio proprio che spiega questi aspetti. Noi siamo attratti da ciò che ci è familiare, a livello del tutto inconsapevole,
l'attrazione intesa come attrazione fisica, attrazione sessuale, desiderio nei confronti di una persona, ciò che proprio ci attrae a livello proprio più animale, possiamo dire più inconsapevole, è regolato da ciò che c'è familiare, quindi da cose che abbiamo già sentito, già vissuto, è verso quello che sentiamo l'attrazione. Questo spiega perché siamo spesso attratti da persone che poi magari in realtà alla lunga potrebbero farci stare molto male. Quindi ecco spiegato qual è il ruolo della nostra storia familiare nelle relazioni successive. Adesso, un po' alla luce di quello che ci ha appena spiegato Silvia, andremo a vedere quelli che sono certi aspetti, certe caratteristiche della nostra personalità che possono influenzare il nostro modo di entrare in relazione alla luce appunto di quelli che sono i nostri schemi. Vedremo che spesso in tutti gli aspetti che trattiamo c'è una linea di confine tra quando quel tratto, quel modo di porsi nelle relazioni e nella vita in generale è funzionale, cioè ci può essere utile, e poi un momento in cui diventa disfunzionale e fino ad arrivare al patologico. Partiamo proprio dalla dipendenza, che è un po', come diceva Silvia, spesso quando si parla di relazioni problematiche o relazioni tossiche si pensa sempre al narcisismo e alla dipendenza. Iniziamo dicendo che una certa dose di dipendenza nella vita è funzionale, ma soprattutto fisiologica, cioè è naturale, è fisiologico, ognuno di noi in quanto essere umano sarà sempre spinto dal bisogno di creare dei legami di intimità, di connessione, di dipendenza con le persone che sono per noi significative. Pensiamo che sia una sorta di GPS che ci orienta per tutta la vita nella ricerca attiva dell'altro. Quindi, come prima diceva giustamente Silvia, quando siamo piccoli questa dipendenza deve essere, questo GPS deve essere molto attivo e allenato, perché abbiamo un grande bisogno anche per degli aspetti pratici dell'altro, della nostra figura di riferimento. Crescendo, piano piano, la dipendenza sana si attiva in particolare i momenti di bisogno, no? Come potremmo pensare a un momento grande di difficoltà, un lutto, una malattia. Allo stesso modo, però, quando abbiamo una dipendenza sana, questa ci permette di avere delle grandi aree di autodeterminazione nella vita, no? E di ricercare l'altro quando ne abbiamo bisogno. Quando diventa però un problema la dipendenza, no? Quando questo GPS in un qualche modo si inceppa, rimane perennemente attivo e inizia ad avere quelle caratteristiche che sembrano un po' di una dipendenza da sostanze. Infatti un termine molto utilizzato è la love addiction, cioè dei meccanismi simili alla dipendenza da sostanza, per cui io ho questo meccanismo di ricerca dell'altro perennemente attivo, spesso attivo, che mi porta a ricercare costantemente la presenza dell'altro, aver bisogno dell'altro per stare bene in un certo senso, e anche un po' un'idea di non riuscire ad essere vivo e vitale se non c'è l'altro. Qual è il nucleo che mi caratterizza se ho questo modo di relazionarmi? Un po' l'idea che l'altro sicuramente sarà portato ad abbandonarmi e quindi io in qualche modo devo, mi abbandonerà perché in fondo non sono degna del suo amore, e quindi si innesca quella che poi viene definita una soddisfazione compiacente, cioè io non solo cerco in tutti i modi di soddisfare i bisogni dell'altro, i desideri dell'altro, ma addirittura li anticipo. Questo farà sì appunto che io sia portata da un lato, o portato da un lato, ad anticipare i desideri dell'altro, come dire, a sovrapporli, e quindi a perdere quella che viene definita anche l'agency, cioè la mia autodeterminazione, i miei desideri, la mia connessione con quello che desidero, quello che voglio, e quindi poi quello che faccio di conseguenza. Ma allo stesso tempo, per rimanere in tema di preferenze, sarò portata a preferire delle persone che mi danno l'immagine di una persona forte, di un qualcuno che può effettivamente prendersi cura di me. Quindi nelle relazioni io non sarò mosso tanto dal desiderio di intimità quanto da una serie di tentativi atti ad evitare che l'altro se ne vada.
Chiaramente, come dicevamo prima, se facciamo il paragone con la dipendenza da sostanze, subentrerà quasi, come spiegava Silvia, nella difficoltà a interrompere la relazione, quasi degli effetti d'astinenza, no? Quindi quando mi rendo conto che questa relazione va interrotta, subentreranno delle emozioni molto negative da assenza dell'altro. Un altro aspetto che spesso è molto, di cui si parla molto spesso, soprattutto nell'ultimo periodo, è il narcisismo. Anche in questo caso ci teniamo a fare alcune precisazioni. Il narcisismo, anche qui abbiamo un narcisismo funzionale che è molto diverso da un narcisismo patologico. Il narcisismo è quella, ci spinge, insomma, ci orienta verso dei risultati importanti, al perseguimento di risultati importanti, da un lato per ottenere l'ammirazione, la stima degli altri significativi soprattutto, e dall'altro ci impegniamo in progetti ambiziosi per ottenere, come dire, un aumento della nostra autostima. Diventa patologico quando a fronte di questi tentativi per migliorarmi, che sono sani e sono bene accetti, a fronte del fallimento di questi tentativi subentrano dei sentimenti di rabbia fortissima, di frustrazione e anche di fatica a stare in relazione con l'altro. Prima Silvia ci diceva che la nostra storia di vita è fondamentale per farci capire un po' il modo in cui abbiamo imparato a stare in relazione. Cosa è successo a chi poi presenta da adulto un funzionamento di questo tipo, tratti di questo tipo? Spesso nella sua storia di vita ha imparato dalle sue figure di riferimento che quando si sente vulnerabile, quando è in difficoltà, spesso nella sua storia è stato, nella migliore dei casi, ignorato, nella peggiore deriso e allontanato. Questo ha fatto sì che la persona crescendo strutturasse un'idea di sé, un senso di sé, come caratterizzato da sentimenti di inadeguatezza, di vergogna, di inferiorità, quella che viene definita un po' la sindrome dell'impostore, cioè la sensazione di essere in realtà un bluff, col timore che tutti gli altri se ne accorgano, no? Che tutti gli altri alla fine lo capiscano, e quindi il terrore dell'umiliazione. Probabilmente a chi ha già masticato, ha letto qualcosa, può suonare un po' strano questa introduzione che stiamo facendo, no? Perché quando noi pensiamo in senso lato al narcisista, non pensiamo a questi aspetti di vulnerabilità, di fragilità, di paura, del confronto e dell'umiliazione. Pensiamo piuttosto a un'autostima grandiosa, un po' un eccedere per compensare. Infatti, sentirsi così inadeguato, così indegno, deve in qualche modo essere gestito. Come? Ipercompensando e esprimendo anche nelle relazioni il bisogno di essere sempre il migliore, sempre il più stimato, e la relazione diventa quindi un ring, diciamo, in cui c'è una continua lotta per affermare il mio valore. Questo farà sì che nelle relazioni chi ha questo funzionamento abbia delle relazioni caratterizzate magari da una prima fase di grande innamoramento, di grande idealizzazione dell'altro, quindi mi rispecchio negli occhi dell'altro, a volte anche l'idea di essersi scelti come persone effettivamente con una grande intesa, con persone speciali, insomma. Appena la relazione prosegue, come è normale, la fase dell'innamoramento lascia lo spazio alla quotidianità, alle prime discussioni, alle prime critiche, ecco, proprio le critiche verranno vissute come un richiamo a quel senso di inadeguatezza, a quel senso di indegnità, e da qui deriva una grande rabbia nei confronti del partner. Chi ha questa modalità di vivere la vita, di entrare in relazione, è spesso insoddisfatto, ha un'insoddisfazione perenne, perché, come dicevamo prima, le relazioni sono fatte di incastro, quindi se chi funziona con questo tratto di narcisismo molto spiccato ha davanti una persona sottomessa, comunque mancherà quell'aspetto della sfida. Se invece ha di fronte una persona che in un qualche modo inizia
a dire la sua, entrerà assolutamente in contrasto. Spesso poi, negli estremi, chi vive questo tipo di relazioni sono relazioni veramente tossiche, dove ci sono anche bisogno di tante fughe, di tante bugie, fino ad arrivare ai tradimenti. Ci teniamo a dire una cosa rispetto al narcisismo. È passata, come diceva Silvia, un po' l'immagine che la donna sia sempre la dipendente e l'uomo sia sempre il narcisista patologico. Non è così, no? Cioè, è un gioco anche di incastri. Probabilmente alcuni studi ci dicono che forse sembra un tratto più caratteristico dell'uomo per una diversa disponibilità delle donne a parlare delle loro difficoltà relazionali. Però chiaramente in questo caso non c'è nessun desiderio di colpevolizzare una tipologia di persone piuttosto che un'altra, ma anzi di cercare di capire qual è il disagio profondo che si cela dietro questo modo di entrare in relazione. Per i più affezionati, la settimana scorsa abbiamo parlato anche del perfezionismo. Il perfezionismo avevamo visto un po' quelle che sono le sue caratteristiche, con la specifica tendenza a, da un lato, fissarsi degli standard e degli obiettivi irraggiungibili, dall'altro una tendenza ad essere molto critici e a temere l'errore e il giudizio. Vi chiederete che cosa c'entra con le relazioni? C'entra perché chi ha questa tendenza molto spiccata, chi ha questo tipo di perfezionismo che diventa disfunzionale, ha la tendenza a vivere anche il rapporto di coppia come un compito che va eseguito perfettamente, senza spazio all'errore. Tenderà quindi a farsi un sacco di domande rispetto al partner, no? Sarà contento di me, mi giudicherà male, ci sarà anche spesso una, come dire, un'iperattivazione, cioè il telefono mi squilla e il mio primo pensiero è oddio che cosa ho fatto qualcosa di male, temendo l'errore e il giudizio dell'altro. Perché? Perché probabilmente nella mia storia di vita il mio apprendimento rispetto alle relazioni è che io ho imparato che vengo amato o amata solo se sono impeccabile, se non deludo mai l'altro, se mi adeguo alle sue aspettative. Quindi vivrò sempre l'altro come un giudice severo. Il problema degli incastri è che se poi le mie preferenze si rivolgono anche a un partner critico, e allora lì è la fine, no? Perché io avrò la tendenza a vedere ogni indicazione dell'altro come una critica, e se l'altro è anche critico ho effettivamente ragione. Anche in questo caso c'è una riduzione di quella che viene definita l'agency. Io non farò le cose, non vivrò il rapporto mossa da un mio desiderio e dalla connessione con i miei desideri e anche in intimità, piuttosto farò una serie di cose per evitare che l'altro mi critichi e mi giudichi, giustamente. Perché? Perché appunto ho maturato un'idea di me come non degna di amore perché sono io, ma degna di amore solo a determinate condizioni. Adesso arriviamo a un'altra caratteristica che è spesso, che si ritrova spesso, no? Riguarda quelle persone che per la loro storia di vita vivono costantemente dei sentimenti cronici di vuoto, cioè una mancanza di, come si può dire, di integrità della propria identità, no? Cioè hanno avuto delle storie di vita in cui c'è stato ripetutamente un'invalidazione, una risposta negativa al proprio bisogno di sentirsi connessi e in intimità con l'altro, e a questo bisogno ogni volta, come diceva Silvia, ogni volta che piangevano, avevano bisogno, erano in difficoltà, la risposta dell'adulto significativo era spesso, nelle migliori delle ipotesi, un disinteresse, nella peggiore troviamo anche storie di traumi e di abusi ripetuti nell'infanzia. Questo chiaramente ha impedito alla persona di sviluppare un'immagine di sé unitaria, consistente, ma anzi ha definito un senso di identità
fragile, precario, no? Quindi ogni volta che chi ha avuto queste esperienze nel passato si osserva, si vede come vuoto, come cavo all'interno, veramente con sentimenti di angoscia comprensibilmente difficili da gestire, no? E questo porta quindi a una difficoltà nella gestione delle emozioni, ma anche all'idea di poter riempire questo vuoto in un modo molto intenso, molto forte. Quindi sento le cose solo quando sono veramente intense, le sento quando sono molto forti. Nelle relazioni come si manifesta? Di nuovo con una preferenza, una tendenza a sentirci attratti da quelle persone che in effetti ci fanno sperimentare delle sensazioni molto forti. Abbiamo messo l'immagine delle montagne russe perché è un po' questa la sensazione che rimandano questo tipo di relazioni, no? Persone che sono un po', mi viene la similitudine, dei grandi ustionati, no? Cioè delle persone con una sensibilità elevatissima e quindi una grandissima esposizione all'altro, che è in grado di veramente toccare tanto e di impattare nella vita di chi vive questi sensi di vuoto, no? E di nuovo la complementarietà negli incastri si vede molto bene anche in questo caso. Ok, volevamo spendere anche le ultime parole, diciamo, che siamo quasi in chiusura, parlandovi non solo di quali sono i problemi che si possono trovare nelle relazioni e come poi le relazioni possono diventare degli incastri, da cui prima dicevamo una caratteristica fondamentale è quel senso di incapacità di chiuderle, ma volevamo lasciare un filo di speranza nel dire ok, si può fare qualcosa. Quindi qual è un po' il trattamento di questi aspetti? Allora, la prima cosa che ci teniamo a sottolineare è che il trattamento comunque richiede un percorso di psicoterapia. Perché? Perché quelli che ha appena spiegato Marta, no, molto bene, sono degli aspetti nucleari della personalità di ognuno di noi. Quindi stiamo parlando di aspetti molto profondi che coinvolgono appunto, che partono da delle esperienze comunque di vita molto antiche, molto precoci, e che poi abbiamo consolidato evidentemente ripetendo e rimettendo in atto, reiterando questi copioni che spesso, una cosa che forse non abbiamo detto, tendono a ripetersi. Cioè il problema non è la singola relazione tossica, il problema è che se anche riesco a chiudere quella relazione proprio per quel meccanismo di attrazione, idea di me, storia di vita, preferenze, sono in qualche modo come destinata a ritrovarmi sempre relazioni di questo tipo. Infatti noi adesso ci siamo concentrate sull'aspetto delle relazioni sentimentali, ma in realtà questi sono aspetti che si possono ritrovare poi anche in tutte le altre relazioni significative, le amicizie, ovviamente le relazioni familiari, ma anche le relazioni di lavoro. Cioè quando una relazione diventa in qualche modo importante, si tende a rimettere in atto determinati copioni. Per questo motivo, proprio perché si parla di aspetti nucleari e fondanti della personalità di ognuno di noi, il setting, diciamo il posto in cui andare a risolvere, la modalità per risolvere determinati aspetti, è un intervento di psicoterapia. Che cosa si fa in psicoterapia in questi casi? Allora, la prima cosa, che può sembrare molto banale, ma vi assicuro non lo è fornire uno spazio di ascolto, cioè restituire alla persona un posto in cui possa sentirsi capita e accolta. Perché dicevamo prima, una cosa molto importante di quando si sperimenta una situazione di questo tipo è quella sensazione di non sentirsi mai compresi, che l'ambiente circostante, quindi le persone che abbiamo intorno, sminuiscano l'esperienza che stiamo vivendo, non la capiscano, e questo ci porti a un isolamento e anche a quell'aspetto di autocritica di cui parlavamo prima, la colpevolizzazione. A volte mettiamo anche in dubbio, no? Forse sto esagerando, forse sto... Invece il fatto che esista uno spazio in cui io posso parlare di certe cose, c'è una persona che mi possa comprendere, è già cura quella. Perché? Perché va già a impattare su quello schema, no? Quando dicevamo prima, cosa mi aspetto quando io mostro la mia vulnerabilità agli altri? Faccio già un'esperienza che è la relazione terapeutica, che è molto più potente spesso degli strumenti che poi impariamo in tanti anni di studi. Attraverso la relazione diventa uno strumento di cura.
Mi sembra una cosa banale, ma non lo è assolutamente, questo è il primo passaggio. Il secondo aspetto è l'accompagnamento in un percorso di allontanamento dalla relazione, attraverso anche una rialfabetizzazione, mi viene da dire, di alcuni aspetti. Per esempio, cos'è un maltrattamento, cos'è un abuso, cosa è amore, cosa non lo è, che cosa intendiamo? Intendiamo che questo allontanamento avviene proprio magari anche di solito nelle prime fasi, no? Quando si inizia a parlare della relazione. Mi vengono in mente alcuni esempi della pratica clinica proprio. Per esempio, una persona che ho seguito, mi ricordo all'inizio proprio, che mi raccontava che la cui richiesta in realtà era molto diversa poi da quello che si è trovata a fare in psicoterapia, perché la richiesta era aiutami a capire perché io non riesco a stare bene in questa relazione, cosa c'è che non va in me, che non mi permette di poter sperimentare relazioni positive, che mi porta a essere sempre in ansia, sempre preoccupata, a stare molto male, cosa c'è di sbagliato in me, perché io non riesco a starci bene. In realtà poi, parlando della relazione, diciamo che aveva a che fare con un personaggino con cui sarebbe stato molto difficile starci bene insieme, no? Perché aveva delle caratteristiche che non è che proprio siano l'ideale in una relazione, oltre ovviamente a un suo vissuto della persona che veniva da me, che chiaramente poi l'ha portata a incastrarsi perfettamente. Per cui mi ricordo che in una delle prime sedute mi raccontava di quest'ironia, no? Che loro, questo senso di sempre scherzare, questa continua ironia, questo continuo scherzo, questo prendersi un po' in giro in modo bonario, e approfondendo un po' il contenuto è venuto fuori qualcosa tipo sì, ma niente di che, eravamo a cena con le mie amiche e lui ha tirato fuori, ha fatto vedere a tutte loro le foto di tutte le ragazze con cui è stato prima, per far vedere che aveva avuto una serie di belle donne prima di me, cioè il portfolio praticamente del... E io mi ricordo che la fermai e dissi: ma questa non è ironia, questo è maltrattamento, questo è un comportamento maltrattante, è umiliante, ok? Ed è stata un'esperienza molto particolare, perché quello che è successo è stato proprio questo maltrattamento, no, questa ironia. E poi da lì ci siamo ricollegate a una serie di vissuti che lei effettivamente aveva avuto proprio nella sua famiglia, dove si usava a scherzare su determinate cose, no? Quindi questo è quello che intendiamo. Mi viene in mente un'altra situazione in cui invece alla domanda: ma cos'è l'amore per te? E la risposta è una serie di caratteristiche. Per esempio, io penso sempre a quella persona, quando io proprio penso continuamente a quella persona, quando sento le farfalle nello stomaco, quando quella persona mi fa sentire come se io fossi suo figlio, cioè una serie di caratteristiche che in realtà non avevano davvero niente a che fare con quello che è una relazione stabile, positiva, no? Anche le farfalle nello stomaco, sì, i primi mesi forse, però poi non possiamo aspettarci di sentire sempre le farfalle nello stomaco in una relazione, no? E spesso in realtà poi, andando ad approfondire, si scopre che le farfalle nello stomaco a volte sono paura, a volte è paura quella sensazione che proviamo. E quindi è proprio questo che intendiamo, cioè andiamo a ridefinire anche il linguaggio e il vocabolario per far dare più consapevolezza alle persone che quello che stanno vivendo non è ironia, ma è maltrattamento, eccetera, eccetera. E questo poi permette spontaneamente, in realtà fa sì che poi la persona spontaneamente inizi a prendere le distanze, quindi quell'allontanamento non è forzato. Spesso si parla di no contact, di diciamo dei metodi, quindi che si intende non devi più avere niente a che fare con quella persona, neanche col pensiero, neanche il ricordo. In realtà, attraverso un processo di questo tipo, spesso sono le persone che poi spontaneamente iniziano a rivedere i propri obiettivi, a mettere delle distanze, perlomeno emotive, a prendere un po' di distanza. Viene effettuata una analisi della relazione, quindi quando c'è maggiore consapevolezza di alcuni aspetti tossici della relazione, come quelli che abbiamo appena visto, possiamo andare a rileggere, a rivivere quella persona nella relazione per analizzare a fondo quali sono le caratteristiche proprie e dell'altro. Questa è una cosa che ci teniamo a sottolineare sempre molto: non c'è il problema non è o la dipendente affettiva o il narcisista, il problema è l'incastro tra i due, ok? Quindi andiamo a vedere quali sono le caratteristiche mie e dell'altra persona che hanno favorito questo incastro. E estendiamo questa riflessione anche ad altre relazioni significative della propria vita, come dicevamo prima. Perché? Perché questo permette di promuovere una
altra consapevolezza nuova, cioè non è quella relazione il problema è quel mio pezzo che mi porta a, perché se mi succede in questa relazione, mi è successo in passato altre volte, effettivamente se ci rifletto mi è successo, mi succede anche con i miei amici, mi succede con il mio capo, mi succede con i colleghi, se vedo che chiaramente in proporzioni diverse, ma tendo a rientrare nelle stesse dinamiche nella maggior parte delle relazioni significative della mia vita, questo mi aiuta a capire meglio che è quella, proprio quell'aspetto di me su cui devo lavorare. Infine, questa è la parte anche più bella, a mio avviso, della terapia, che è quella della fioritura, no? Di accompagnare la persona verso poi una riscoperta proprio di sé, no? Marta ci ha parlato molto dell'agency prima, quindi di quell'incapacità, no? Di stare a contatto con i nostri bisogni, i nostri desideri, e prendere proprio in mano la situazione, fare delle cose che vanno nella direzione dei nostri bisogni, dei nostri scopi. Ecco, questa è la parte in cui diciamo che si riscoprono i propri interessi, le proprie passioni, le proprie risorse, perché questo permette di spostare il baricentro da quel pensiero ossessivo di cui parlavamo prima verso la persona, la relazione, a me come persona, e a reindirizzare quell'amore, che poi non era amore, abbiamo capito, ma trasformarlo proprio in amor proprio. Noi utilizziamo principalmente due modalità di terapia. La prima è la terapia individuale, che è fondamentale ed è quella per il motivo che abbiamo detto prima, no? Cioè il fatto che andiamo a lavorare su dei nuclei di personalità molto fondanti di una persona, e quindi questo va fatto assolutamente in un contesto di terapia individuale, anche perché la relazione diventa strumento di cura, no? Quindi lì è il posto, la relazione, la terapia individuale è il posto in cui si fa questo lavoro profondo sulla storia di vita e sugli schemi, anche attraverso delle tecniche che permettono di proprio correggere i vissuti associati a esperienze passate, di riorientare i propri schemi verso altre preferenze, altre scelte. E c'è anche un'altra modalità di terapia, che è la terapia di gruppo, che sono i gruppi tra costituiti da persone che hanno le stesse esperienze, fondamentalmente che fanno esperienze simili. Noi organizziamo anche gruppi di questo tipo, sono esperienze molto positive, a mio avviso, magari non in una prima fase, in una fase un po' più avanzata di terapia, perché il confronto con altre persone che stanno vivendo la mia stessa esperienza ha un effetto molto positivo proprio sulla riduzione dell'autocritica di cui parlavamo prima, perché ho il confronto immediato col fatto che non succede solo a me, succede a un sacco di persone, no? Quindi questo mi permette anche di ridurre un po' il giudizio che ho su di me. C'è una sperimentazione di nuove modalità relazionali, quindi quello che dicevamo prima, la relazione che cura, no? Chiaramente delle relazioni che sono definite all'interno di delle regole che costituiscono il gruppo, però sperimento delle relazioni diverse, più positive, e sviluppo un punto di vista esterno, perché attraverso l'ascolto di quella persona che sta vivendo proprio la stessa situazione, o comunque una situazione che mi ricorda molto la mia, posso anche vedere come io valuto, giudico l'altra persona, e questo mi permette anche di sviluppare un punto di vista più esterno rispetto alla situazione che sto vivendo io, che è spesso molto più morbido di quello che si ha in autonomia, diciamo. Ecco, quindi questo è un po', diciamo, quello che viene fatto poi per aiutare le persone a uscire da queste situazioni e a riappropriarsi proprio, no, di quello che è l'amor proprio, a togliere un po' di potere che è stato dato a quella persona, perché una cosa molto importante è che attraverso il fatto di, anche che diciamo prima, di estendere la riflessione ad altre persone significative, mi permette di capire il mio contributo, no? Quindi qual è il mio pezzo, ma toglie anche potere all'altra persona, cioè il fatto capire il mio pezzo non è solo responsabilità come colpa, no? È colpa mia perché io ho questo tipo di vissuto, io ho questo tipo di schema, ma è anche una mia risorsa, cioè non dipende più dall'altra persona, ho anche la responsabilità, la possibilità di poter fare andare le cose in maniera diversa. Ok, allora adesso direi che abbiamo finito, anche siamo stati anche veloci, devo dire. Lascerei anche
sottofondo, in sfondo i contatti, in modo tale che per fare la cosa che dicevamo all'inizio, no? Perché chi vuole se la sente di condividere sulla, tramite Zoom, ok, chi invece desiderasse mandarci delle mail ha qua i riferimenti. Allora, partiamo dalla chat. Ok. Un secondo solo che... Allora, sì, le slide potete richiederle alla segreteria e poi vi verranno inviate. Allora, c'è una domanda che chiede: la morte del padre nei primi anni di vita di una bambina, quale tipo di rapporto con il maschile produrrà in età adulta? È una domanda molto, per cui è molto difficile rispondere così coi dati che abbiamo, no? Credo. Sì, diciamo che non è, in realtà, non è l'evento in sé poi che definisce che cosa accadrà, no? Nel senso che nella definizione di quello che è un trauma psicologico, come può essere un'esperienza traumatica, no? Quella della morte del padre nei primi anni di vita, in realtà non è tanto l'evento che poi va a definire che cosa succederà, quindi che danni ci potranno essere in relazione a questa esperienza, quanto come la persona, cioè quali altre risorse la persona ha, come è attrezzata la persona per affrontare un determinato tipo di evento, quindi cioè, guardando solo l'evento non è possibile rispondere a priori a questa domanda. Allora, sarebbe molto interessante se portaste un caso clinico, non so se è previsto, ce ne sia il tempo per capire l'intervento nel concreto, no, non era previsto e diciamo che questi webinar sono, come diciamo all'inizio, aperti alla popolazione in generale, non tecnici, e, insomma, per dare un po' una visione dell'argomento, no? Quindi se ci fossero domande un po' più tecniche, è una di quelle domande a cui magari rispondiamo anche dando... Abbiamo fatto degli esempi, però. Speriamo che... Lo stesso. Sì, tra l'altro sono domande delle 6:30, quindi scusate se arriviamo tardi. Una relazione con un partner evitante può essere ritenuta tossica? È una domanda. Se mi verrebbe da dire che se rispetta un po' le caratteristiche che avevamo definito prima, no? E, sì, e anche come si sta in una relazione, mi verrebbe da chiedere, che far rispondere alla domanda con un'altra domanda: come si sta in relazione con un partner evitante? Quali sono i miei pezzi che si incastrano e quelli che non si incastrano con un partner evitante? Quindi in senso lato non è possibile dare una definizione, no? Ad esempio, per fare un esempio concreto, se io fossi una persona con una spiccata propensione all'azione, forse è un incastro che funziona. O se fossi al contempo un'altra evitante, dipende anche da su che tema ci stiamo scontrando, credo, no? Tu che dici, Silvia? Sì, sono d'accordissimo. Questa cosa che avrei detto anch'io, cioè anche qua non è il tipo di partner che poi definisce la relazione, la qualità della relazione, come dicevamo prima, no? Si chiama non solo narcisismo e dipendenza affettiva proprio per questo motivo, cioè paradossalmente il dipendente affettivo che trova un altro dipendente affettivo può andare avanti tutta la vita stando molto bene, anche il narcisista, se trova una persona che è disponibile, diciamo, a alcuni aspetti della sua personalità che rendono la relazione difficile da tollerare per la maggior parte delle persone, però possono avere delle relazioni e magari possono essere anche le relazioni non per forza caratterizzate da chissà che tipo di sofferenza, dipende dal vissuto, non tanto dalle caratteristiche delle persone singole. Ok. Potete spiegare meglio la sensazione di vuoto? In che tipo di personalità traumi viene inquadrato? Questa è una domanda molto bella, perché ho sempre trovato, faccio un'apertura, nel senso che ho sempre trovato molto difficile spiegare questa sensazione, no? Perché credo che arrivi molto forte l'angoscia che genera, ma che sia molto difficile per chi non la sperimenta riuscire a spiegare quell'idea di guardarsi dentro e di trovarsi inconsistenti.
Che ho sempre pensato che fosse un concetto molto difficile da riuscire a spiegare. Sì, infatti io e Marta avevamo avuto un confronto proprio ieri su questa cosa, cioè, come lo spieghiamo il vuoto? Quindi ci cogliete proprio nel nostro punto di vulnerabilità. E, ma noi abbiamo tutto l'attaccamento sicuro, ovviamente, la nostra, quindi non ci spaventiamo. No, dai, scherzi a parte. Sì, è quello, no? È proprio quella sensazione di nulla. Cioè non c'è niente, quell'assenza proprio, e allo stesso tempo una forte angoscia, perché nel momento in cui mi rendo conto che non c'è niente, questo mi provoca molta angoscia, perché la mia esistenza stessa è messa in dubbio, è messa in discussione, no? Io non ho dei parametri per dire che sono viva, che ci sono, che sono al mondo, che c'è qualcosa di importante. Quindi il passaggio, tra l'altro, che forse è anche la parte un po' più difficile da spiegare, da il nulla al fortissimo, no? Cioè ho bisogno di sentire fortissimo pur di sentire. E per quanto riguarda tipi di personalità, traumi, eccetera, io questo onestamente non lo affronterei in questa sede, nel senso che non pensavo di entrare nel dettaglio di diagnosi, eccetera, eccetera, perché stiamo parlando di aspetti, sensazioni di personalità e non di diagnosi cliniche, ecco. Sì, come traumi tenderei l'idea che davamo prima, no? Tendenzialmente ho avuto una serie di episodi nella mia vita, nella mia storia di attaccamento, in cui al mio bisogno di aiuto, vicinanza, connessione, c'è stata una risposta estremamente negativa, estremamente intermittente, in cui io ho imparato che fatico a rispecchiarmi nell'altro, no? A leggere quelle che sono le mie emozioni, perché quando guardo gli occhi della mia mamma io sto piangendo, non riesco ad avere un'indicazione per aiutarmi a leggere cosa mi sta succedendo in generale, direi. Ok, poi leggevo, può succedere che nella relazione di una persona dipendente con un narcisista si possano attivare i suoi lati narcisistici. Questa è una questione che viene sollevata molto spesso in realtà. Allora, ci sono due risposte secondo me a questa domanda. La prima è che sì, può succedere, nel senso che noi non è che funzioniamo per blocchi, cioè diciamo che le categorie diagnostiche, quindi dipendente, narcisista, evitante, cioè sono delle etichette che servono più che altro a noi clinici per orientarci e per avere un linguaggio comune, quindi quando c'è la complessità umana è talmente vasta che avevamo bisogno di poter comunicare velocemente rispetto più o meno a quello che intendevamo. Però in realtà gli esseri umani non è che funzionino proprio così, no? Non è che se io sono narcisista allora devo avere quei, saranno 10-12 criteri diagnostici, e se vado fuori da quello allora no, non va bene, no? Cioè in realtà la complessità di una persona è data poi da diversi aspetti, diverse strategie, diversi nuclei che poi si intrecciano, per cui può darsi che una persona che fondamentalmente abbia degli aspetti magari che ricordano più la dipendenza affettiva, in realtà in alcune situazioni si attivi anche una difesa magari di tipo narcisistico, può succedere, e quindi sì, questo può accadere, così come molto spesso però quello che accade è anche che persone che soffrono di dipendenza affettiva o di aspetti di personalità dipendente in generale tendono a mettersi molto in discussione qualsiasi cosa facciano, e quindi in questo spesso capita che pur di giustificare, tra virgolette, alcuni aspetti del pattern, no? Quell'aspetto della compiacenza di cui parlava prima Marta, cioè che io mi addossi gran parte della responsabilità a tal punto da mettere in dubbio, in discussione, che sia io la narcisista tra i due, anche perché in questo il partner spesso, che è molto critico, è molto svalutante, a volte ha degli aspetti anche un po' subdoli, no? Di agire attraverso l'induzione un po' del senso di colpa, quindi non sono io che non soddisfo i tuoi bisogni, sei tu che chiedi troppo. Chi ha una personalità tendenzialmente con aspetti dipendenti fa molto proprio questa cosa, e quindi mettendosi molto in discussione dice: ah sì, allora forse è vero, forse sono io che chiedo troppo, forse sono io la narcisista. Quindi diciamo che mi verrebbe da pensare a questi due scenari. Poi ci chiedono libri di riferimento. Noi abbiamo fatto, tra l'altro sì, forse non l'abbiamo scritto, ma ve lo diciamo assolutamente, abbiamo preso spunto soprattutto da Mai più in difesa, si chiama.
che è un libro di Chiara Gambino, mi sembra, di una collega, e lì è proprio molto ben spiegato proprio un po' tutto quello che vi abbiamo detto. Quindi abbiamo preso riferimento soprattutto da quel libro lì. Quali sono le indicazioni di una relazione tossica tra due personalità narcisistiche? Direi nuovamente che sono le indicazioni al di là della personalità, no? Perché come diceva giustamente Silvia, poi non è che uno funziona solo in modalità narcisistica o solo in modalità dipendente, no? Al di là di quelle che sono i tratti che più ci caratterizzano, sono gli indicatori che dicevamo prima che ci fanno capire che è una relazione tossica al di là delle personalità che ci si incontrano all'interno, no? L'idea era proprio quella di dire quante varietà, quanti incastri possono poi dare come prodotto la relazione tossica, quindi credo che abbiamo già risposto elencando le caratteristiche della relazione tossica. Può una relazione tossica che vede coinvolte due persone diventare sana o viceversa? Sarebbe l'obiettivo, chiaramente con una disponibilità a di lavorare insieme su quelli che sono i propri modi di stare in relazione. C'è una domanda che non ho capito bene. La terapia con il narcisista come viene portata avanti? Con il narcisista nella relazione o con il narcisista in generale? Esatto, infatti io l'avevo intesa come con il narcisista in generale, però mi sa che allora siamo su un altro tema, quindi se magari ci puoi spiegare un po' meglio. E poi ci chiedono se si può vedere il replay, questo è un dipende, so che alcuni video a discrezione poi di studi cognitivi vengono pubblicati sui loro canali, magari questa è una domanda da fare alla segreteria. Ok. Si può curare una relazione tossica senza uscire dalla relazione stessa? Allora, diciamo che è un po' quello che ha appena detto Marta, no? Nel senso che quello è un po' l'ambito della terapia di coppia, quindi si va in terapia in due, però si lavora in due, magari poi si lavora anche individualmente sui propri pezzi, e allora lì l'obiettivo è cercare di vedere se effettivamente si può ristabilire una relazione che però mi verrebbe anche da dire dovrebbe essere stata sana in precedenza per poter avere, no, degli aspetti, cioè una prognosi positiva. Mi aspetto che magari sì, adesso stiamo attraversando una fase difficile, ma di fatto la relazione è stata positiva in qualche modo. Anche a me qua viene da rispondere a una domanda con un'altra domanda, cioè perché questo bisogno di curare a tutti i costi la relazione se non ci si sta bene dentro, no? Cioè forse sarebbe importante anche riflettere un po' su questa domanda, cioè perché a tutti i costi vedo come soluzione il miglioramento della relazione, perché ho bisogno a tutti i costi che questa relazione funzioni. Quindi sì, spero di aver risposto, però so che probabilmente ho aperto in realtà un altro dubbio. E potreste fare riferimento anche ai rapporti di amicizia? Sì, è un po' il discorso che faceva prima Silvia, no? Se io ho quel modo di intendere le relazioni, probabilmente lo utilizzerò in tanti contesti relazionali. Mi viene da fare un esempio sul perfezionismo perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa, no? Cioè se io tendo a pensare, ad esempio, che l'altro abbia delle aspettative su di me, vivrò anche il rapporto di amicizia come con la paura di disattendere a quelle aspettative e allo stesso tempo tanta ansia perché penso che l'altro si aspetti da me delle cose o viceversa, se io ho degli standard elevati e anche un po' rigidi sarò molto arrabbiato nelle relazioni anche amicali quando vedrò che l'altro non riesce a rispettare i miei standard, cioè se io sono una persona per cui è fondamentale arrivare in orario e sono rigida su questa cosa, esco 2 ore prima di un appuntamento e non tollero un minuto di ritardo, sarò molto arrabbiata anche con i miei amici che fanno 5 minuti di ritardo perché per me sarà inconcepibile che l'altro non capisca questi standard e non penserò che non li capisca, ma che ci sia del dolo nel non attenersi. Mm-mm.
Se si è in relazione con una persona narcisista in ambito lavorativo e non si può evitare del tutto il contatto con la stessa, come ci si può difendere? Questa è un'altra cosa che succede spesso. Sì, allora, si parla prima vi ho citato il no contact, no? Che è una tecnica, diciamo, che si basa sul fatto che vengano interrotti tutti i rapporti di netto. Si parla anche di sasso grigio in questi ambiti, cioè un'altra tecnica dove, diciamo, si regola il rapporto al minimo indispensabile, cioè in tutti quei contesti. A volte si utilizza soprattutto in contesti familiari, come per esempio genitori separati, no? Che comunque, essendoci dei figli, ovviamente non è né possibile né indicato per i figli interrompere del tutto i rapporti. Però cercare di mantenere invece la relazione al minimo indispensabile. Qua si lavora molto sulla distanza emotiva, quindi non tanto la distanza fisica, quindi io non posso chiudere fisicamente quella relazione perché sei il mio datore di lavoro, però inizio a mettere una distanza emotiva maggiore, magari definendo dei confini, quindi definendo quali sono gli orari lavorativi in cui io posso essere in qualche modo disponibile, cercando di mantenere la relazione il più possibile su un piano professionale ed evitare lo spostamento sul piano personale, che spesso è un po' questo lo sconfinamento che poi avviene, cercando proprio di fare è un percorso sì, che richiede abbastanza impegno nell'autodisciplina anche del regolare le proprie emozioni in risposta degli eventi che sicuramente ci potrebbero suscitare delle cose molto spiacevoli. Quindi da un punto di vista pratico limitare i contatti al minimo indispensabile, da un punto di vista proprio più emotivo e psicologico lavorare sulle proprie emozioni affinché ci possa essere una maggiore regolazione. Poi ci chiedono se è possibile, grazie alla psicoterapia, curare il senso di vuoto che un adulto si porta sin da bambino. Sì. Sì, anche questo sarebbe il desiderio, no? L'obiettivo. E chiaramente lavorando per capire dove è nato, che cosa ci dice di noi, che fa parte di noi, insomma, sì, direi che solo grazie alla psicoterapia si può affrontare questa cosa, non per tirare acqua al mulino di nessuno, ma perché, come abbiamo provato a dire prima, è una situazione di tale angoscia e sofferenza che va, necessita che qualcuno se ne prenda cura. Perché gli abusi del narcisista sono spesso fatti lontano da testimoni? E sono intelligenti. Anche per una questione di opportunità mi viene da pensare, no? Perché poi sono cose che avvengono all'interno della relazione e quindi tra le mura di casa, no? Soprattutto in questi tempi, purtroppo, dove le relazioni tossiche hanno assunto un significato ancora più grande, un impatto ancora più grande, perché non si può uscire di casa. Sì, poi senza, veramente non è proprio nel nostro obiettivo entrare in delle categorie stigmatizzanti. Prima, stiamo facendo una diretta anche su Instagram, sul nostro canale, prima vedevo un commento di una persona che ci sta seguendo che diceva finalmente qualcuno che parla di narcisismo spiegando anche che cosa c'è dietro, no? Quindi non vogliamo entrare in questa dinamica di il narcisista che a tutti i costi è in un determinato modo, che è negativo, eccetera, eccetera. Immaginando un po' il funzionamento, quindi se siamo sicuri che stiamo parlando di una persona con queste caratteristiche, siamo anche altrettanto sicuri che ci tenga molto a mantenere un'idea di sé positiva nell'ambiente circostante, proprio perché questo protegge quell'autostima che invece dicevamo in realtà è molto debilitata. Quindi avendo anche di solito un buon funzionamento da un punto di vista cognitivo, sono persone brillanti, intelligenti, eccetera, eccetera, sanno bene come mantenere, diciamo, una buona immagine di sé nell'ambiente esterno. Come controllare i sentimenti di rabbia verso il partner? E oggi mi viene da rispondere alle domande con altre domande, ma anche qui dipende, no? Cosa vuol dire dei sentimenti di rabbia? Perché devo controllare se una cosa mi fa arrabbiare? È lecito che mi faccia arrabbiare, magari cerco di controllare
il mio comportamento sull'onda della rabbia, ad esempio, o cerco di capire perché io sia così arrabbiato, no? Dove veda un senso di ingiustizia. Chi ha seguito anche webinar sulle emozioni sa che le emozioni sono dei segnali stradali che ci indicano un po' delle cose, no? Quindi forse mi chiederei anche perché sono arrabbiato, no? Che cosa voglio comunicare all'altro? E allora forse potrei gestirli più che controllarli e imparare a comunicare all'altro che cosa mi ha fatto arrabbiare. Non so se Silvia vuoi aggiungere qualcos'altro. No, avrei detto la stessa identica cosa. Avere una breve bibliografia, sì, è una cosa che vediamo insieme alle slide. Se un figlio o un amico in una relazione tossica, lui non ne ha consapevolezza, un genitore cosa può fare? È una bella domanda questa. Credo che si possa estendere appunto anche se ho un amico coinvolto in una relazione di questo tipo. Sì, a me viene a pensare prima diciamo il primo passo fondamentale della terapia è quello di fornire uno spazio di ascolto e secondo me è questo, cioè ricordarsi che comunque quel figlio, quell'amico, quella persona cara comunque sta vivendo un'esperienza. Noi non ci siamo soffermate tantissimo prima, però quando parlavamo di emozioni come ansia, tristezza, cioè spesso queste arrivano a un livello clinico importante, cioè sono persone che veramente stanno male anche da un punto di vista fisico, con disturbi del sonno, con questo costante senso di minaccia, con una depressione clinica tante volte che si manifesta proprio con una tristezza estrema, un'assenza di motivazione. Quindi cioè ricordarsi sempre come prima cosa, quella persona ha bisogno del nostro supporto, della nostra presenza, non del nostro giudizio, delle nostre critiche, anche se magari ci fa arrabbiare, ovviamente, perché io immagino che un genitore che vede un figlio stare male per qualcosa che probabilmente fa anche fatica a capire, faccia arrabbiare tanto. Però la cosa più importante è che ricordarsi che quella rabbia in realtà verrà recepita dal figlio, dall'altra persona, come in realtà l'ennesimo messaggio discordante rispetto al suo bisogno, no? Io sto male e tu ti arrabbi con me. Quindi fornire uno spazio di supporto, di ascolto, proprio che magari sottolineando alcune cose, no, vedo che stai male, cosa c'è che non va, ti va di parlarne, sono qui per te, cioè non quindi facendo finta di niente, ignorando la sofferenza, ma magari sottolineando che quella cosa viene vista e notata e che noi ci siamo, e magari proporsi anche di accompagnarlo a parlare con qualcuno, per esempio, a chiedere aiuto, quindi essere un supporto nel fatto di poter chiedere aiuto. In persone che hanno avuto esperienze di maltrattamento infantile capita che possano diventare tossicodipendenti. Qual è la cura? Oddio, questa è una domanda molto specifica. La cura, anche qua, è un percorso di terapia per chi soffre di tossicodipendenza. Poi ci sono dei protocolli specifici, ci sono dei servizi, no, specifici proprio per le tossicodipendenze, sia a livello pubblico territoriale, e poi ci sono anche magari dei privati che se ne occupano. Mi verrebbe da rispondere questo, quindi rivolgersi a un servizio specializzato. Sì, forse servirebbe un altro webinar per... Esatto. Tra l'altro, sì, dai, abbiamo ancora 8 minuti. Vediamo dove riusciamo a rispondere, poi scusateci, magari ce le rimandate via mail. Allora, qui c'è una domanda sulla schematerapy che è interessante, però aprirebbe un discorso molto complesso sugli schemi della schematerapy, come si congiungono. Se nessuno si offende, Elga, al massimo, se vuoi riscrivercelo in privato, facciamo qualche esempio, no? Sì, anche perché mi sono anche pentita di averla nominata poco fa, la schematerapy, perché penso che la popolazione generale, tra virgolette, non capisca esattamente a cosa ci stiamo riferendo, quindi fatecela pure via me questa domanda. Il narcisista con un dipendente affettivo può essere un incastro perfetto per la relazione tossica o no? Sì, questo sì. È il motivo per cui il webinar si chiama Dipendenza, Narcisismo e non solo, però sì. Per le caratteristiche che dicevamo prima, no? È un incastro meraviglioso, perché il narcisista, per semplificare, ricerca la stima, l'autostima nell'occhio dell'altro, e il dipendente
Non vede l'ora di essere lì presente per anticipare il desiderio dell'altro, no? E avere quell'aspetto di compiacenza, no? Ci si sente l'uno fondamentale per l'altro, è proprio questa, no? La dinamica in cui ho bisogno. Tra l'altro, la persona con dei tratti dipendenti è, come diciamo prima, attratto da personalità brillanti, che danno l'idea di potersi prendere cura di noi, e chi ha invece un funzionamento di tipo narcisistico è proprio questa l'immagine che dà, no? Di una persona brillante, di una persona decisa, di una persona carismatica, forte, quindi è un incastro perfetto. Che ruba lo spazio a tutti gli altri. Mi ritrovo molto nel perfezionismo, timore del giudizio di sbagliare, quindi vengono dal rapporto coi genitori, come non sentire più questo? Faccio solo una piccola postilla. Non è, quando parliamo di storia di vita anche in terapia, non è mai una colpevolizzare il genitore, è semplicemente un spiegare, come diceva prima Silvia, una differenza tra colpa e responsabilità. Sono due cose diverse, no? Non è colpa dei nostri genitori, sono un insieme di cose. Il perfezionismo è dato da dei nostri tratti temperamentali, ma anche dalle esperienze che abbiamo avuto di crescita, quindi dall'ambiente in generale in cui siamo cresciuti, in un rapporto molto complesso tra natura e cultura, cioè come siamo nati e come ci interfacciamo nel mondo. A nostra volta, a loro volta, spesso abbiamo dei genitori che hanno il nostro stesso problema di perfezionismo. Io, scusa Marta, stavo guardando, perché c'è anche un'altra sezione domande e risposte, stavo guardando velocemente quella, perché quella non l'abbiamo proprio guardata. Quindi se dici magari rispondiamo un paio di questi. Allora, il primo, Edoardo dice: innanzitutto grazie per i contenuti dell'esposizione. Considerando i sintomi più o meno evidenti che avete descritto rispetto alla dipendenza affettiva, ho l'impressione che questo disturbo sia molto evidente, addirittura sdoganato attraverso i media. Mi riferisco in particolare a trasmissioni tipo Uomini e Donne, Temptation Island e altro. Pare che il racconto personale dei protagonisti partecipanti passi proprio attraverso comportamenti e modi di sentire descritti precedentemente da voi. È una mia impressione o essere dipendenti è molto più diffuso di quanto si possa credere? E l'esposizione mediatica può avere una funzione per sensibilizzare il pubblico su un tema tanto importante? Grazie ancora, Edoardo. Stiamo parlando di Gemma, giusto? Scusate, la nota un po'. E no, no, beh, a parte, scusate l'ironia che mi è sorta spontanea, però in realtà è verissimo, no? È vero, cioè, assolutamente ci sono un sacco di trasmissioni televisive che poi riportano un po' a questo modello, e assolutamente sarebbe importantissimo che si sensibilizzasse un po', perché spesso, cioè, mi è venuta in mente Gemma, perché poi fatalità, mi è successa una cosa pochi giorni fa, che adesso so che dicono tutti così, ma ve lo giuro, non guardavo Uomini e Donne da tantissimi anni, ho acceso la televisione, c'era Gemma che piangeva perché per l'ennesimo uomo che l'aveva lasciata dopo, insomma, la solita storia. E che non voglio sminuire, però per dire, era sempre il solito copione, no? E però appunto, se viene trasmesso in un modo ridicolizzante, umiliante, con l'opinionista che attacca, quindi che rimanda proprio quell'idea che dicevamo prima, no? L'ambiente esterno non capisce, l'ambiente, quindi se certi messaggi fossero trasmessi in realtà con una competenza un po' diversa, sicuramente sì, ci potrebbe essere un ruolo importante. Per fortuna sui social, però, noi che insomma facciamo questo, un po' ci appassioniamo anche a, abbiamo questo progetto di divulgazione, per fortuna lì, tra tante pagine che in realtà trasmettono allo stesso modo dei messaggi che spesso sono più stigmatizzanti che altro, in realtà ci sono anche delle realtà che promuovono dei messaggi più positivi. Proprio da poco siamo state anche contattate, no, per un progetto che verrà portato più avanti da delle influencer che vogliono sensibilizzare proprio sulla tematica delle relazioni tossiche, intervistando delle persone che se ne occupano da un punto di vista professionale, quindi speriamo in un futuro migliore sotto questo punto di vista qua. E poi Marta ci chiede, Livia, se è possibile ripetere la questione del narcisismo funzionale versus narcisismo patologico. Sì,
Appunto, come avevamo detto prima, no? Una quota di narcisismo, cioè quella tendenza, quell'orientamento a fare delle cose in cui poi effettivamente risulto bravo, più bravo degli altri, e che fanno sì che io abbia la stima, l'apprezzamento degli altri e che quindi anche la mia autostima, quindi l'idea che ho di me, migliori aumenti. Questo è un tipo di narcisismo funzionale. La difficoltà, mi viene da dire, se, e qua forse è l'unico punto di incontro, uno dei pochi punti di incontro che trovo col mito di Narciso, è quando ogni occasione, come dire, non è che io me la gioco, se va bene bene, tanto di guadagnato, se va male andrà meglio la prossima volta. No, se va male è terribile, perché è la conferma di quel mio senso di indegnità, di scarso valore, e che io a tutti, chi è che vorrebbe sentirsi indegno? Chi è che vorrebbe sentirsi privo di valore? Chi è che vorrebbe esporsi alla mercé dell'umiliazione dell'altro? Nessuno. Quindi cerco di eccedere nella mia sicurezza, nel mostrarmi brillante, nel mostrarmi fantastico, per non far scoprire agli altri che in realtà io sono un grande bluff, sono una persona che non vale niente. Ed è questa un po' la grande ferita, no? Che hanno le personalità di questo tipo, da cui cercano di comprensibilmente di proteggersi. Non so se adesso sono stata un po' più chiara, no? Cioè, desiderio di migliorarmi è comprensibile, è bello, va benissimo. Certo che se ogni occasione, anche la più sciocca, diventa la cartina tornasole di quanto valgo, immaginatevi che vita terribile posso avere, no? Se tutto diventa una questione di vita o di morte sul mio valore personale. Ok, come stavo rispondendo nel frattempo, scusami, ad alcune domande precise su titolo del libro, canale, in privato, chi ce l'ha fatte. Come si fa a sganciarsi da certi copioni? E mi viene da dire, prima di tutto, bisogna capire di proporli, di interpretarli. Quindi ben venga la riflessione, ed è questo uno dei motivi per cui noi siamo così attive sui social, perché a volte anche solo farsi una domanda, come ha fatto prima Silvia, dicendo ma perché io voglio più che cambiare quella relazione, perché non riesco a cambiare quella relazione, mi chiedo ma perché io voglio stare in una relazione che mi fa stare male. Quindi prima di tutto facendosi delle domande, e poi la risposta qui è sempre la terapia. La bibliografia ve la manderemo, che quando chiedete le slide alla segreteria, che ci adorerà per questo fantastico rigiro del problema, vi verranno mandate anche, verrà mandata anche una breve bibliografia. Grazie a chi ci ringrazia per la nostra professionalità. ok, la domanda che abbiamo risposto prima sul senso di vuoto. Non so se vogliamo darci gli ultimi minuti per... Ok, io stavo guardando in realtà che ce ne sono veramente tante, quindi forse è un po' complicato. In realtà tante forse si ripetono anche, non so se sono io... Dai, iniziamo a salutarci. Grazie, buona serata. Buona serata a tutti. E niente, si parla di Gemma. Scusatemi se ho sollevato questo caso. E grazie a chi ci ringrazia. Poi c'è una domanda: se una persona ha avuto una madre narcisista è spacciato? Mi piace questo. Allora, no, non è spacciato, probabilmente però avrà... si porteranno determinati aspetti di questo, quindi quello che abbiamo detto all'inizio, gli schemi, le preferenze, quindi sicuramente avere una madre con queste caratteristiche predispone, diciamo, poi a una serie di difficoltà nel momento in cui si riconoscono, però c'è qualcosa che si può fare, no? Ci sono i percorsi di terapia, soprattutto si può andare a lavorare su degli aspetti di sé, anche se sono profondi, anche se sono magari in qualche modo dolorosi, e si può imparare ad approcciarsi alle cose in un modo diverso, però per farlo, cioè, come... dire, ma se io ho una faringite posso guarire? Sì, però devi andare dal medico e devi prendere l'antibiotico. Certo che puoi guarire, ma quello è l'intervento, no? Per questo tipo di problematiche l'intervento è la psicoterapia. Non assolutamente nessuno è spacciato se prende consapevolezza ed è motivato a lavorarci su. Okay. Mi sa che siamo riusciti a rispondere praticamente a tutti.
Qui non fossimo riusciti a rispondere, ci scusiamo, però appunto vi lasciamo i nostri contatti e per qualunque cosa siamo, anche per guardare una puntata di Uomini e Donne insieme e commentarla, siamo disponibili e vi, da un lato, come abbiamo detto l'altra volta, ci dispiace di non poter fare queste cose in presenza, ma dall'altro ci arrivano saluti anche dalla Sardegna, da posti che non avremmo potuto raggiungere, e quindi siamo molto contente e insomma vi ringraziamo per aver portato pazienza e per averci ascoltato, e almeno mi scuso se certi concetti non sono stati chiari, ma non era facile condensare tutto in così poco. Bene, grazie anche a te, Marta. Grazie. E buona serata a tutti, buona cena. Ciao a tutti. Ciao, arrivederci.